il giudizio sul Presidente della Repubblica. Un Presidente della Repubblica c'è, è un Presidente della Repubblica che sta svolgendo il suo servizio con una passione, una determinazione, una efficacia e, lasciatemelo dire, una energia che sono davvero encomiabili. È un Presidente della Repubblica che non manca di far sentire la propria voce nelle sedi competenti, ma anche di offrire il proprio autorevole contributo attraverso, per esempio, organizzazioni di eventi come quello che è stato fatto a Torino sulla Germania, che io giudico particolarmente interessante tra i due Presidenti della Repubblica, Presidente Napolitano e Presidente Gauck. È un Presidente della Repubblica che, se deciderà, quando deciderà di lasciare, innanzitutto avrà il... Non so se possiamo definire il diritto, ma il dovere da parte nostra di dire innanzitutto grazie. Fino a quel momento ogni discussione è vana. Da quel momento in poi noi saremo nelle condizioni, perché il Paese ha recuperato la propria normalità, il proprio equilibrio, anche e direi soprattutto grazie al lavoro di Giorgio Napolitano, di poter individuare nelle forme stabilite dalla Costituzione un successore. Quindi non sono per niente preoccupato delle sfide che ha davanti l'Italia nel 2015, sono molto preoccupato del fatto che questo senso di cambiamento ha bisogno di un grande cambiamento in Europa, ma di questo e di altro parleremo sicuramente durante la conferenza stampa, per la quale esprimo la gratitudine, cerco di essere brevissimo nelle risposte.